Allora ragazzi, sarò onesto, ero qua fuori sul balcone col mio computer, con le cuffie e mi volevo un attimo rilassare, però ho detto no, è estate, d'estate io viaggio molto, cioè raramente sto a Milano a non far nulla, quindi ho detto mi devo portare avanti con i video. Adesso entro dentro e si inizia con il video. Ragazzi, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere tutta la mia collezione delle high-end fashion sneakers, come volete definirle, ovvero tutte quelle scarpe che non sono Nike, Adidas, New Balance, Vans, comunque quella categoria di sneakers che comunque ha questo range di prezzo che va dagli 80-90 euro fino a massimo toi 250. Comunque le scarpe. Quelle che vi andrò a far vedere oggi sono quelle high-end, quindi quelle sneakers, quelle scarpe o anche non scarpe, perché non ci sono solo scarpe barra sneakers, che vai a prendere in boutique solitamente, che costano leggermente di più, anzi non senza leggermente, costano di più, tanto di più. E siccome non ho mai fatto un video di questo genere, volevo mostrarvele. E siccome non mi ero neanche reso conto di averne così tante, adesso ce le ho qua davanti ai miei occhi e ne ho tantine, che sono quelle scarpe che io vi dico sempre sono le sneakers per la sera, cioè quelle scarpe che io preferisco mettere il giorno. La sneakers è un qualcosa che io metto durante magari la giornata, un giro, che ne so, in centro, una passeggiata tranquilla, quindi quella è la sneakers, mentre per la sera, quando ci sono magari eventi un po' più pettinati, quando andare a cena fuori, io metto la high-end sneakers. Stavo contando e ne ho esattamente 3, 6, 7, 8, 9, 10... 14 circa, sì 15 perché non sono tutte qui. Top, però già 15 scarpe, penso che riempano un video tranquillamente. All'interno di questa collezione ci sono sneakers high-end, sì, ma ci sono anche delle collaborazioni che prevedono appunto la collaborazione tra un marchio high-end, che può essere Prada o Gucci, insieme a un marchio di sneakers, quindi che può essere Adidas, e magari già qua ho spoilerato qualcosa. Comunque, senza perderci troppo in chiacchiere, iniziamo col video, che ce ne sono decisamente tante da farvi vedere. Andiamo ad iniziare il video con una delle high-end sneakers che indosso maggiormente tra tutte queste, e si può anche notare da quanto sia usata, che è la Rick Owens Dark Shadow Ramones. Tra l'altro questa qui la uso anche a volte di giorno, scarpa che a mio parere è molto bella, sta bene con tutto, box semplicissimo, scarpa che ha un listino di circa 500 euro, 450, una roba del genere. Li vale secondo me sì, scarpa che io mi ci trovo benissimo, ci metto sempre, solitamente un pantalone nero che ci cade sopra ed è molto molto bella come scarpa. Quindi questa qui è la prima, non mi ci soffermo troppo su ogni scarpa, altrimenti verrebbe fuori un video di 25 minuti e non vorrei annoiare troppo. Passiamo a una sneakers molto semplice che ho preso circa 2 anni fa, è la Common Project, per chi non la conoscesse, ovvero la Achilles Low, è anche tra l'altro la sneakers che ho indossato per la mia laurea. È una scarpa super semplice, è diciamo una sneakers non sneakers, cioè è molto elegante. Infatti quando ho fatto la laurea dovevo indossare un mocassino che ho comprato apposta per la laurea, poi non stava così troppo bene con il wall fit e quindi ho optato per questa scarpa che non puoi mai sbagliare. La vedo molto come una scarpa da cerimonia, matrimoni, eventi importanti. Se non ti vuoi mettere quella super elegante, secondo me è la Common Project Achilles Low, penso si dica così, Achilles, scritto Achilles, quindi come Achille con la S finale, è un'opzione molto valida e non costa neanche così troppo, cioè rispetto alle solite high-end sneakers, ma penso sia intorno ai 300 e qualcosa euro. È sempre tanto, ma consideriamo sempre il fatto che quando parliamo di high-end sneakers parliamo sempre di scarpe che si aggirano intorno ai 700-800 euro in su. Direi di passare a questa scarpa qua, che vi giuro non è nulla di sponsorizzato, semplicemente Barberi che me l'ha mandata. Purtroppo ho distrutto il box, cioè non l'ho distrutto io, l'ho distrutto il maltempo, ed era anche, vabbè, il classico box di Barberi che fanno quest'anno, ed è questa sneakers qui di Barberi che è tipo simil trekking, ma è molto figa, cioè nel senso molti, ovviamente a molti non piacerà, ma l'ho provata on fit con il giusto pantalone e vi dirò, questo inverno potrei anche usarla, magari se vado in montagna, un'occasione per usarla, potrei tranquillamente trovarla. Molto bella, super ben fatta, materiali secondo me assurdi. E niente, volevo farvela vedere, secondo me merita molto. Una sneakers molto carina, non so quanto costi, sarò sincero, non sono andato a vedere. Però mi piace molto questo olive che poi si mixa con questo color sabbia sulla tongue, poi c'è il classico monogram di Barberi sopra qui la linguetta. Insomma, è molto bella, molto molto carina. Dopodiché direi di passare a questa qui, che è una Bottega Veneta,
Questa sneakers qua per ora l'ho messa due volte. Contiamo del fatto che le high-end sneakers sono comunque quelle scarpe che io non metto così tanto. Cioè metto spesso scarpe un po' più chill, più normali. Infatti io sono sempre in giro con le mie Vans belle o le mie New Balance. A volte metto qualche sneakers un po' più hypata all'interno della mia collezione, come potrebbe essere la Lot 1 di 50. Ma non sto neanche mettendo più così troppe sneakers. Ah vabbè, la Marcy Hard qualche volta. Però vabbè, comunque questo qua è un altro discorso, magari ne parlerò in video a parte. Queste qui classiche dustbag di bottega, si presenta così. Tra l'altro box secondo me è piccolissimo per la scarpa che è, perché è abbastanza grande, ed è una derby di bottega veneta, che è questa qua, tutta in pelle con i dettagli marroni. Dalle immagini potresti dire sembra che minchia la scarpa di Ronald McDonald per la punta, ma vi posso assicurare che con il giusto pantalone che copre, tra l'altro ci ho fatto anche un fit con questa scarpa che me lo metto qui, secondo me sta molto bene. È comoda, non l'avrei mai detto, questa scarpa è comoda, ve lo posso assicurare, a differenza del boot di bottega che ho avuto, ho dovuto vendere perché era la cosa più scomoda che abbia mai messo ai piedi. Secondo me questa qui è praticamente la versione low del boot, anche perché se li copri i lacci e rimane così, diciamo che fa lo stesso effetto del boot senza avere quel fastidio che ti arriva fino allo stinco, scomodo, pesante, super largo, perché questo qui è anche un po' più stretta. Super soddisfatto di questo acquisto. Il retail di questa Derby Shoes di bottega è circa 750. Io non l'ho pagata così tanto, ho trovato qualche, l'ho pagata un po' meno, però. Passiamo alla prossima scarpa. Un'altra sneakers che io sto mettendo tantissimo quest'anno, soprattutto la sera, anzi la metto solo di sera, è questa qua. È una Dior ed è la B23, la classica Dior B23. Sarò magari un po' arretrato su questo modello perché è uscito diversi anni fa, non so quanti, però secondo me è un classico. Cioè è una scarpa che io volevo avere già da tanto tempo, ci avevo dato diciamo un occhio, cioè nel senso la volevo, però sinceramente 900 euro per questa sneaker secondo me non li vale così troppo. La volevo per la sera come un po' beater, è una beater costosa lo so, però la volevo come beater, infatti la uso magari se devo andare a ballare, se devo andarci fuori la cena, poi boh, è quella scarpa che uso per far tutto la sera. E sarò sincero, mi piace metterla. Pantalone nero che ci cade sopra, total black, la Dior B23 piedi, vi dirò, non è così male, a me piace e la metto. Quindi mettete sempre quello che vi piace a voi, senza badare al giudizio degli altri. Per le prossime tre sneakers è come se vi facessi vedere una mini collezione all'interno della collezione, perché sono tutti gli stessi modelli, sono tutte delle LV Trainer, però ovviamente colori diversi, altezze diverse, eccetera eccetera. Penso sia decisamente la mia sneakers high fashion preferita al momento, e sarà difficile batterla in realtà. E quindi adesso ve le mostro tutte, devo solo capire dove appoggiarle, ve le faccio vedere una per volta. Allora, cominciamo da questa qui, che è decisamente quella che metto in assoluto di più di tutte, che è questa colorazione ormai presa boh due anni fa, che è uscita, penso sia una delle OG, adesso non mi vorrei sbagliare, sono uscite subito dopo forse la prima sfilata di Louis Vuitton, non erano una delle prime, la prima sfilata con Virgil, dove c'erano tutte quelle iconiche, verde, bianca, quella che sembrava un po' la Black Cement, che aveva tutti i colori, nero, rosso, grigio scuro, che anche quella lì super bella, comunque fa parte di una delle OG. E quando appunto ero andato in store in Monte Napoleone a Milano a comprarla, c'erano anche quelle due, però ho scelto questa proprio perché di base se me le metti lì tutte e tre, questa qui è quella che prenderei, perché ha una pelle molto migliore rispetto a quelle altre due, che erano un po' plasticose secondo me, con questo dettaglio arancione che mi fa impazzire, che poi continua sotto. È tutta bianca, quindi super pulita, che puoi mettere sempre, e ha solo appunto questo dettaglio arancione. Tra l'altro non è un bianco puro, ma è come se fosse un po' un off-white, un off-cream, quindi un po' più tendente al grigio tortora. Ed è assolutamente di tutta questa collezione di sneakers high-end la mia preferita. Infatti è quella che metto di più, si può anche vedere per la suola. La uso veramente tanto, tantissimo la uso questa qua, e i miei amici possono ovviamente confermare la cosa, che la uso praticamente come beater. Beater però a cui ci sto attento, a differenza della Dior, che me ne frega un po' il cazzo, cioè nel senso, quella lì la uso un po' così. Quindi, questa qui era la prima LV Trainer. Dopodiché ho questa qui che ho preso più recentemente proprio perché quella lì era un po' troppo usurata e magari se volevo un attimo mettermi la stessa scarpa, però un attimo un po' più sistemata, perché ripeto è un po' usata, ho preso diciamo la stessa versione, un po' diversa, tra l'altro si è anche subito un po', come posso dire, ingiallita, azzurrita, non so neanche come dirlo. Questa suola prima era più bianca, adesso è diventata un po' verdognola, e comunque questa qui è l'altra, sempre super pulita, super clean, niente da dire, la stessa scarpa, quella identica, solo che ci hanno messo questo LV che veramente vorrei tipo tagliar via, infatti devo solo trovare lo sbatti di farlo, ma molto probabilmente questa cosa qui
la toglierò perché non mi piace assolutamente. Questo è il viso, secondo me rovina un po' la scarpa. Sarebbe da togliere anche perché c'hai scritto Louis Vuitton qua, Louis Vuitton qua, Louis Vuitton qua, Louis Vuitton. Qua c'è solo il 54, comunque ci sono, c'è anche il monogram qua, Louis Vuitton. Cioè, c'era bisogno di mettere anche sul tongue LV? Lo sappiamo che non Louis Vuitton. Dopodiché, un'altra trainer di Louis Vuitton che ho, se a differenza di queste due che erano tutte total white, quindi molto pulite, questa qui è il contrario delle altre due, cioè non è assolutamente una scarpa clean, pulita, perché è uno è alta, quindi queste qua che vi ho fatto vedere sono mid, mentre questa qui è alta e in suede viola. È assurda secondo me, cioè veramente bellissima per quanto mi riguarda, solo che ovviamente essendo viola in suede è un attimo un po' più complicata da indossare. Però vi dirò che questa qui è comodissima, cioè non so il perché. Rispetto anche alle altre due è molto più comoda, sarà magari per la parte che ha di sostegno essendo un po' più alta, ma con questa qui a livello di fit mi ci trovo molto meglio rispetto alle altre due, infatti anche questa qua comunque l'ho messa tanto. Guarda, quasi quasi la metto stasera, infatti la lascio fuori e la metto stasera. Veramente bellissima, ogni volta che la tiro fuori mi ricordo quando mi piace anche questa scarpa qua. Quindi queste tre che vi ho fatto vedere erano le mie LV Trainer all'interno della collezione delle high-end fashion sneakers. Dopodiché passiamo ai mocassini. Ebbene sì, ho tre mocassini, non li uso praticamente mai. Due di questi, anzi, no, tutti e tre non li ho mai usati. Cioè, ovviamente io prendo le scarpe per le varie occasioni e poi succede che non li indossi, come in questo caso. Partiamo con il primo che ho preso apposta per la mia laurea e non ho mai indossato, che è il classicissimo mocassino in pelle, non mi ricordo il nome della pelle, però questa pelle ha un nome particolare, di Prada, che sono questi qua. Ve lo faccio vedere meglio, così chi vuole ridere può ridere, chi vuole insultare può insultarmi. Non l'ho mai messo, secondo me, cioè quando l'ho provato con il vestito alla laurea era un po' troppo stretto, e quindi il fatto che, non lo so, cadeva il vestito alla laurea così con questa qui che usciva fuori, faceva il piede un po' a banana, non stava benissimo. Infatti secondo me è un mocasso che potrebbe stare anche bene a livello streetwear, cioè ci metti sopra un cargo secondo me che ci cade tipo qui o anche qua, che copre anche il logo, secondo me ci sta molto meglio. Infatti poi l'ho provato con un cargo qua a casa e stava molto meglio rispetto all'abito. Infatti se lo dovessi mettere lo metterei con un pantalone del genere, oppure con un pantalone regular tipo un double knee nero che ci cade sopra, maglietta bianca, super semplice, e potrebbe spaccare ancora di più rispetto che a un vestirsi diciamo elegante. Non lo so, devo ancora vedere come lo indosserò, però non mi sono assolutamente pentito. Continuiamo con i mocassini, qua ne ho altri due. Questo qui non l'ho mai, no, forse l'ho messo una volta ad una cerimonia, ed è un mocassino di Alex. Non mi ci soffermo troppo perché è un po' orribile, sì, è un po' orribile. È un mocassino di Alex, molto semplice, made in Italy, sì, made in Italy. È un mocassino strano, vedete dentro c'è scritto Alex, questa qui è la loro targhettina. Lo rimetto via, basta, non voglio sprecarci troppo tempo su questo, non mi fa impazzire. Un altro mocassino che vi faccio vedere sono le Loro Piana Summer Walker, che vi ho già fatto vedere in un video degli ultimi acquisti del mese, potrebbe darsi, se è già uscito. E niente, queste qui anche non le ho ancora messe, penso che aspetterò occasione molto elegante per mettere queste qua, ovviamente. È una scarpa che, diciamo, quel ragazzo che si veste con, come si chiama? Old Money? Old Money, sì, è tipo un modo di vestirsi che è tipo, sì, si chiama Old Money, un modo di vestirsi tipo camicia Ralph Lauren, pantalone di lino, bello orologio, camicia risvoltate, si mette tipo le Loro Piana. È un po', diciamo, stile Old Money fashion. Però io ovviamente non lo metterò mai in quel modo lì, lo metterò solo magari in eventi un po' più speciali, tanto pettinati, chissà quando capiteranno. Io intanto l'ho presa, è come quando, cioè tipo adesso che io magari sto cercando casa e sto già iniziando a prendere cose per casa, come ho preso tipo il tappeto di Virgil, il wet grass, ho preso già alcune cose che vorrei esporre in casa, però la casa ovviamente non l'ho ancora presa, però si vive una volta sola, forza, spingere. Terminiamo questo video con le ultime tre high-end sneakers, che non sono proprio high-end. Queste qui sono appunto, come vi dicevo all'inizio video, fanno parte di una collaborazione, sono tutte Adidas, una è di Gucci, le altre due sono di Prada. Partiamo con quella di Gucci, che però non mi soffermo più troppo perché ve l'ho fatto vedere anche questo nel video degli acquisti, quindi se non avete visto quel video andate a vederlo. Fa parte dell'ultima collaborazione che appunto Gucci ha fatto insieme ad Adidas, che è la Gazelle. A me piace tantissimo, tra l'altro ho preso, diciamo, il colore più pazzo della collaborazione, che è quella rosa, che a me ricordava tantissimo la Comme des Garçons, l'Air Max 180 Comme des Garçons che ho avuto e ho indossato tantissimo, mi ricordava proprio quei vibes lì. E niente, mi piaceva veramente tanto, cioè quando sono andato a acquistarla c'erano anche colorazioni più semplici, però ho detto, cazzo, già che prendo Gucci per Adidas, non vado a prendere quella verde scuro, che avrei messo 150 volte di più, cioè ne sono sicuro anch'io, o quella Bordeaux. Però questa qui era, diciamo, un po' il simbolo della collaborazione e volevo questa, tanto, ripeto, io di sneakers semplici da mettere ne ho,
non avevo bisogno di un'altra sneaker semplice che andavo lì a metterla ogni tanto, volevo qualcosa di un po' più particolare e quindi ho preso questa. Tra l'altro poi il colore green dietro mi fa veramente impazzire, veramente bella, quindi sono super soddisfatto di averla presa. Il retail è altino, è di 650 euro. Comunque quando vai a prendere una high-end sneakers paghi comunque, anche secondo me, l'esperienza di comprare il negozio, il packaging che ti danno, il servizio quando entri, vuole da bere, vuole un caffè, paghi anche tutto quello, il contorno, poi ovviamente paghi anche perché è Gucci. Le ultime due sneakers del video sono queste due, fanno parte della collaborazione che è stata fatta circa un annetto fa, però le ho riscoperte quest'anno, mica, le ho provate al piede e ho detto, ma perché io non l'ho mai messe? Infatti ho già messo la colorazione bianca, questa qua che vi faccio vedere è la colorazione grigia, secondo me sono veramente fighe, cioè, allora, dall'alto, sarò sincero, non ne sono un super fan, perché dall'alto non è così bella, però dal lato, secondo me, veramente figa, con questo rosso che è anche il mio colore preferito, che poppa ovviamente di linea rossa. Tra l'altro il nome esatto è, ok, APP Luna Rossa 21, non mi ricordavo neanche il nome, fate voi. E boh, secondo me è scarpa veramente anche molto comoda, molto bassa, però mi piace. Poi oltre a questa qui grigia c'è quella bianca, che come vi dicevo, sempre con la Daspec, ho già indossato, perché secondo me è con calzino bianco, tra l'altro il mio con la scritta rossa dietro, questa qui secondo me è veramente figa. Bella bella clean, sempre solito discorso, dall'alto non mi fa impazzire, sarò onesto, però tipo di lato non è assolutamente male. E niente, super soddisfatto di averle riscoperte. Quindi questa qui era tutta la mia collezione di high-end fashion sneakers, spero vi sia piaciuta, è bella lunghina, cioè infatti non pensavo di fare un video così lungo su questo argomento. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo al prossimo video, fa veramente caldissimo, infatti adesso accendo l'aria condizionata, non so perché non l'ho accesa per fare il video che sto morendo di caldo. Noi ci vediamo al prossimo video, buona continuazione per la vostra estate ragazzi, e sante, ciao. I could really use it. Everybody need love, even niggas like me. You dumb or you ain't sure. You told me I could trust you, and I could really use.